Noi dobbiamo apparire all'esterno così come siamo, ossia come un territorio unico dotato di una biodiversità enorme e nel quale possiamo godere di una qualità della vita che non è riscontrabile in altri territori. Questa frase del vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni può essere la premessa al concorso La Biodiversità in Cucina, organizzato dall'Assam e Tipicità e che oggi ha visto il suo atto finale proprio al Fermo Forum, con una vera e propria gara di cucina con tutti gli istituti alberghieri regionali alle prese con la creazione di un dolce composto da frutta biodiversa. Ne è scaturito un confronto utile agli studenti proprio per calcare in futuro quello che ci ha raccomandato l'assessore regionale, ossia prepararsi, essere pronti a rappresentare le Marche con grande professionalità e grande passione. Come detto, un concorso voluto dall'Assam, l'Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche. Siamo partiti dal 2019, poi ovviamente ci siamo bloccati per la pandemia e appunto oggi arriviamo proprio alla fase finale, alla preparazione delle ricette e all'assaggio da parte della giuria. Quello che era, diciamo, la diversità e anche il punto di forza di questa edizione è stato proprio il lavoro di squadra, delle squadre, perché gli istituti hanno gareggiato a coppie e infatti ha vinto proprio la sinergia e il lavoro di squadra. Hanno pensato sia alla ricetta ma al modo per promuovere la biodiversità del nostro territorio a tutti, anche ai turisti che possono frequentare la nostra regione e si riportano a casa un sapore autoctono e biodiverso. Alla mattinata di Tipicità hanno partecipato tanti protagonisti del food regionale, dai produttori agli chef della pasticceria, dagli agronomi al variegato mondo della scuola, ufficio scolastico regionale in primis, poi istituti alberghieri e infine i due Atenei, Unicam e Politecnica. Dalle loro relazioni, anche dai loro stessi prodotti che oggi abbiamo assaggiato, è emerso come abbiano capito come introdurre questi prodotti del territorio nei loro prodotti possa rappresentare un importante veicolo per confermare l'importanza della biodiversità agraria delle Marche, sia per la sostenibilità dell'ambiente ma anche in termini di sostenibilità e la valorizzazione delle aziende del territorio. I piatti che abbiamo assaggiato si raccontano e parlano veramente da soli, perché quei piatti racchiudono bontà, racchiudono prodotti del territorio, racchiudono valori nutrizionali, racchiudono storia, racchiudono tradizioni, e quindi veramente faccio un plauso agli organizzatori, in primis ovviamente all'Assam e a Tipicità, perché ancora una volta sono stati capaci di mettere insieme tutti gli attori che con competenze diverse appunto hanno dato il loro contributo, e io credo personalmente che questa sia la strada giusta che dobbiamo proseguire per il futuro.